Bella ragazzi, buon pomeriggio, come va? Spero tutto bene. Scusate se ho saltato quello di mezzogiorno, ma ero nelle pieghe fino a qui, ero nel traffico incasinato, sono arrivato ora alla destinazione finale. In questo momento sono atterrato, tra virgolette, nella punta del tacco dell'Italia, quindi sono qua. Dopo Gallipoli, insomma, in fondo mi sono sparato altri 600 km oggi in macchina. Però ne vale la pena. I prossimi giorni magari vi farò vedere qualche fotina, qualcosa, come il mare, perché ne vale veramente la pena, è veramente bello. Come sempre vi chiedo il vostro supporto per un fratello rossonero. Iscrivetevi al canale, pollicione in su e tanti bei commenti, come sapete fare voi e come mi supportate, ragazzi. Niente, due grosse novità oggi. Sapete, farò video un pochino più brevi, anche perché comunque ho da dedicare il tempo alla famiglia, però non ne tolgo più di tanto a tutti voi, a noi, al Milan, perché comunque il Milan lo seguo sempre, comunque sia, i miei tempi e spazi li ritaglio comunque, a parte oggi passatemela, perché comunque il viaggio era complicato, difficile, un po' di traffico, eccetera eccetera. Però ci sono qui presente. La prima novità riguarda Rade Krunic. Attenzione, perché il Fenerbahce fa sul serio, e questo fin qui dite vabbè, Marco, già lo sapevamo che era interessato. Ma è cambiato qualcosa di importante. Cosa è cambiato fondamentalmente? Se vi ricordate che il Fenerbahce aveva offerto 5 milioni di euro per il giocatore, al Milan non bastavano, il Milan ne vuole realizzare almeno 10-15, cifra che sembra abbastanza importante, cifra difficile da poter accettare anche per quello che realmente è Krunic e quello che può dare. Però il Fenerbahce alza la posta, si è alzata più o meno l'offerta fino a 7-8 milioni di euro. Attenzione, perché potrebbe davvero cambiare tutto. Il Milan potrebbe accettare questa offerta che proietterebbe inevitabilmente un Krunic che ha già deciso, ha già detto sì al Fenerbahce, ha già l'accordo col Fenerbahce, ok? Potrebbe definitivamente dire addio a Rade Krunic, e quindi Pioli si troverebbe senza il suo jolly favorito, senza il giocatore che lui ama tanto, e dovrebbe poi ricominciare a trovare qualcun altro. Semplicemente via Krunic ce ne faremo, non dico una ragione, però si troveranno i degni già sostituti presenti comunque nel Milan, che possono occupare la posizione di Krunic in egual modo e in buona maniera, diciamo, tutto sommato. Quindi Krunic è sempre più vicino al Fenerbahce, fino a prova contraria rimarrà comunque un giocatore del Milan, e su questo non si discute. Però a parte questo, se l'offerta è veramente così importante e il Fenerbahce fa sul serio, andrà via come normale che sia. Come sempre ho detto io, nessuno è incedibile, tutti possono partire dietro compenso adeguato. È chiaro che è una situazione in evoluzione, è chiaro che l'accordo di Krunic è già col Fenerbahce, quindi è già un passettino più avanti, soltanto che devono sborsare di più, e lo stanno facendo, a quanto pare stanno provando a farlo sul serio. Questo è importante, rivoluzione incredibile per quanto riguarda il terzino sinistro. Un colpo praticamente fatto. Perché? Perché c'è l'accordo per Calafiori, ragazzi, col Basilea. Il Milan ha trovato l'accordo per prendere Calafiori in prestito, ok? In prestito. E vi spiego il perché. Perché uno direbbe, ma come, Calafiori che costa 1 milione di euro, lo vuoi prendere solo in prestito? Cioè, prendetelo, compri, fine, no? Sarebbe facile dire così, perché la logica direbbe questo. Ma c'è un motivo. Perché il Milan finalmente, e dico finalmente, è convinta di attingere le risorse che è in casa. E parliamo di Bartesaghi, il terzino sinistro della primavera del Milan, sarà molto probabilmente promosso in prima squadra. Però ci vuole ancora un pochino di tempo, o subito qualcosina di tempo, comunque senza pressione, perché il Milan prenderà probabilmente Calafiori, o nel caso decidesse di farlo fare subito a Bartesaghi, arriverebbe subito in casa. Però il discorso è questo: il Milan ha l'accordo con Calafiori però solo in prestito, perché comunque il Milan si tiene le porte aperte. Arriva la Calafiori, comunque se Bartesaghi poi alla fine non sarà pronto, perché comunque è già del Milan, quindi può scendere e salire dalla primavera alla prima squadra, avrebbe comunque per un anno Calafiori. Se Calafiori comunque non rispondesse degnamente, diciamo, quello che è, comunque sale Bartesaghi, o viceversa, se sale Bartesaghi, fra un anno Calafiori torna esattamente al Basilea
e le cose sono a posto così. Insomma, un altro movimento secondo me molto molto intelligente, una mossa di mercato del Milan molto interessante, molto intelligente. Quindi in qualche modo sistemiamo ancora il terzino a sinistro, ragazzi, ci rimane fuori il difensore centrale ancora da trovare, un buon centrocampista, soprattutto con la partenza di Charles de Ketelaar e di Krunic, probabilmente Krunic. De Ketelaar è già praticamente un giocatore Atalanta, è chiaro che serve un altro centrocampista, e l'attaccante. Io voglio vedere sto maledetto benedetto attaccante quando arriverà. L'attaccante deve arrivare, ragazzi, deve arrivare l'attaccante, come anche chiesto esplicitamente di Pioli, che garantisca questi benedetti 20-22 gol a stagione. Adesso che sia di esperienza, buona esperienza, anche non troppo giovane, che sia giovanissimo, però va preso assolutamente. Serve l'attaccante, un centrocampista a maggior ragione con la partenza dei due, e sicuramente un difensore centrale. Diciamo che servirebbe anche un terzino destro, ragazzi, diciamo che servirebbe anche quello, perché come vi ho già detto Calabria non ha dato quelle garanzie richieste, però il tempo ci dirà se sarà anche il terzino destro. Ragazzi, io intanto vi auguro buona giornata. Domani cercherò di essere un pochino più presente, sempre comunque Forza Milan, dalle vacanze pugliesi vi auguro buona giornata, sempre comunque ovunque Forza Milan, e ci sentiamo o più tardi o domani, e addio!